Milan-Genoa. Consigli per il Milan-Genoa. Sono Gabbia, che costa 1 milione, 2 milioni. E poi giocare Rebic e Ibrahimovic. Per Rebic e Ibrahimovic non c'è bisogno di presentazione. Per il Genoa, Criscito, perché comunque gioca, è il capitano e tira i calci di rigore. Mi pare abbastanza. Su Mauro, costa poco e gioca. E magari Schöne. Gli indisponibili per il Milan sono Duarte, Krunic, Biglia, Kjær e Donnarumma, appunto. Se no non giocherebbe Begovic. Il Genoa invece risponde con gli indisponibili Rudiger, Lilione, Romero e Radovanovic. Lecce-Atalanta. Consigli per Lecce, Barak, Maier e Lapadula. Per l'Atalanta invece Gomez, Zapata e Gosens. Non dovrebbe mancare il gol a Gosens neanche in questa situazione. Lecce è falcidiato dagli indisponibili, dagli infortuni. Falco, Farias, Beccariello, Rispoli, Babacar e Saponara. L'Atalanta invece ha solo fuori Toloi, che è pure da valutare, quindi non... e Sutalo. Il pronostico dovrebbe essere totalmente a favore degli orobici. Parma-Spal dovrebbe essere una partita abbastanza equilibrata. Perché? Perché il Parma è falcidiato dagli infortuni. E se devo dare tre consigli, sono Alves, Kurtic e Kulusevski. Per la Spal, Missiroli, Castro, se quello del Chievo, sì, quello del Cagliari. Però per l'infortunio non sembra più essere lui. E Petagna. Gli indisponibili del Parma sono Inglese, Sepe, Adorante, Barilla, Scozzarella, Kučka, Darmian. Quelli della squadra sono Cerri e Davo. Sassuolo Brescia. Il pronostico dovrebbe essere tutto a favore degli emiliani. Perché? Perché sono in una posizione... Madonna, ma come si fa?